Avevo già fatto qualcosa di simile lo scorso anno, perché avevo creato una tier list con tutti i migliori giocatori presenti nelle squadre di Serie A e mi ero chiesto chi di questi vorrei la Juventus e non solo, chi di questi per fare il titolare e chi per fare la riserva. Devo dire che riguardando la questione di poi ci sono alcune perle, alcune chicche, come Federico Chiesa, sì, buon giocatore, ma sicuramente non pronto per fare il titolare nella Juve. Figuriamoci la nazionale italiana. A Euro 2020, eh? Bravo Luca, tu sì che sei un grande intenditore e conoscitore di calcio. Un bacio. Ho deciso di rifare qualcosa di simile quest'anno, ma andando a selezionare un giocatore, soltanto uno e uno solo, per ogni club presente nella Serie A 2021-2022 e spiegare perché vorrei quello specifico giocatore nella rosa della Juve. Prima di iniziare vi chiedo di scaricare OneFootball, il link è qui sotto in descrizione, applicazione sponsor del canale YouTube che vi aggiorna in tempo reale su tutto quello che è il discorso legato al mercato e ci sono anche i calendari nuovi di Serie A estratti ieri che io non ho discusso sul canale perché comunque alla fine devi sempre affrontare tutte, però è utile avere a disposizione il calendario per sapere quando prendere impegni e quando no. OneFootball gratis. E un mi piace a questo video, come al solito, bisogna per forza lasciare dei mi piace a questi video che poi tra un anno diventeranno delle vere e proprie figure di M clamorose nei miei confronti, ma lo accetto, fa parte del gioco, mi diverte anche questo. Dico subito che per le tre neopromosse in Serie A non sono riuscito a trovare dei giocatori idonei, perché comunque io non ho seguito la Serie B e quindi non conosco i giocatori che giocano all'interno di queste squadre, mi perdonerete. Iniziamo subito dall'Atalanta Bergamasca Calcio. Allora, ci sono tantissimi giocatori nell'Atalanta che vorrei alla Juventus. Uno è Pessina, no? Neo campione d'Europa con la nazionale. Un altro è un mio grande pallino, un vecchio pallino che è Duván Zapata. Sapete bene quanto io vado ad adorare quel giocatore lì, però inizio ad avere una certa età, addirittura più vecchio di me, io inizio ad essere vecchio, quindi figuratevi. Allora sono andato su un altro giocatore che è stato molto chiacchierato, è stato accennato anche in orbita Juventus, che è Robin Gosens, che è un terzino di spinta, anche appartenente alla nazionale tedesca, e noi abbiamo quel vecchio pallino legato ad Alexandro e siamo sempre lì che ci interroghiamo, ma Alexandro può essere un calciatore buono per essere il titolare nella Juventus? Sì o no? Ecco. Gosens è uno dei terzini che andrei a prendere occhi chiusi perché conoscono già il campionato di Serie A e perché hanno un alto rendimento. Certo, nell'Atalanta gioca più alto, però è capitato tra la nazionale tedesca, non nell'ultimo europeo perché molte volte è stata schierata con la difesa 3, ma anche nell'Atalanta di giocare con la linea 4 e Gosens ha dimostrato comunque di poterlo fare. Poi secondo me il discorso è sempre quello, quando un giocatore è bravo, giocare qualche metro più avanti, qualche metro più indietro cambia poco. Guardate solo l'evoluzione che ha fatto Cuadrado negli anni, ma anche lo stesso Alexandro che era molto più di spinta e adesso invece si è adeguato anche, forse fin troppo, ai ritmi della Serie A. Gosens è il nome che andrei a prendere. L'anno scorso avevo messo anche il buon caro Malinowski, che direi di avere portato fortuna, al contrario di Chiesa, che avevo sottovalutato, invece è andato molto 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 bene. Nel Bologna Orsolini. Allora, non è stato facilissimo trovare qualcuno nel Bologna, so che ci sono alcuni giovani interessanti. A me Orsolini piace molto e nella Juventus potrebbe essere quel giocatore che va a prendere il ruolo di Bernardeschi, cioè il non titolare, il giocatore che accetta anche di stare in panchina, ma quando ora entra prova a dare la scossa. Diversamente da quanto, anzi ugualmente a quanto ha detto Chiesa l'anno scorso, poi magari Orsolini arriverà alla Juventus e diventerà il vero e proprio trascinatore, però lo vedo ancora un po' più indietro rispetto ai livelli di Chiesa, poi mai dire mai perché a questo punto vale tutti i giocatori che arrivano alla Juve e poi magari si reinventano solo per farmi un dispetto. Orsolini tra l'altro è stato un giocatore che con la Juventus ha avuto a che fare, la Juve anche nell'immaginario collettivo c'è questa leggenda metropolitana, un diritto di prelazione sull'acquisto della compra di Orsolini, però non sembra assolutamente la Juventus interessata ad effettuare perché è un giocatore che intanto è costoso e che per il momento appunto c'è Bernardeschi, quindi finché non esce Bernardeschi sicuramente non vai a prendere un erede di Bernardeschi, grande Bernardeschi, campione d'Europa. Un abbraccio. Nel Cagliari c'è Nandes. Nandes mi sembra il giocatore più pronto per una squadra come la Juventus. È un giocatore che ha anche esperienza internazionale, essendo un giocatore convocato nell'Uruguay di grande corsa. Lui veramente fa un sacco di chilometri ogni partita. E come vedrete, comunque, all'interno di queste decisioni sono andato a individuare giocatori che giocano i ruoli che la Juventus o sta cercando sul mercato
o nei quali secondo me è un po' carente. E a centrocampo vedrete che ci saranno un sacco di giocatori, anche preferiti ad altri, molto molto forti, solo per questo discorso qua, e cioè che noi dobbiamo aumentare il tasso tecnico e qualitativo del centrocampo. Nandes potrebbe essere un buon giocatore per la Juve, non dico da subito titolare, però è ancora molto giovane e ha tutta la carriera davanti. E nella Fiorentina devo dire questo ragazzo qua, che mi ha veramente impressionato. Poi ha avuto anche una grossissima personalità contro di noi, battendo quel rigore in cucchiaio, in scavino, in pallonetto. Vlahovic ha fatto benissimo quest'anno a Firenze, si è preso veramente le luci dei riflettori, andato via Chiesa, e ora è Vlahovic la vera e propria star, anche più di Ribéry, che se n'è andato dalla Fiorentina. Non credo che la Juventus andrà a fare un'offerta vera e propria per Vlahovic, A, perché è molto costoso, e B, perché forse la Fiorentina in questo momento non ha interesse nel cederlo, ma sicuramente è un buon punto di ripartenza, anche pensando che Morata ce l'ha in prestito, Dybala deve rinnovare adesso, Ronaldo è a fine carriera, quindi là davanti la Juventus prima o poi dovrà iniziare a ragionare anche su degli attaccanti veri e propri da affiancare a Chiesa e Kulusevski, e Vlahovic potrebbe essere un ottimo nome. Chi vivrà vedrà, mi piacerebbe molto vederlo in bianco-nero. Si è parlato tanto di quarta punta da affiancare Dybala, Ronaldo e Morata all'interno della rosa della Juventus, e Shomurodov anche l'anno scorso a gennaio era stato un nome chiacchierato per la Juve. Beh, diciamo che ha avuto un buonissimo impatto con il Genoa e con la Serie A, e anche complice il fatto che comunque nel Genoa in questo momento non ci sono dei campionissimi, uno dei giocatori più interessanti, Rovella, è di già proprietà della Juventus. Ecco, sono andato su di lui, che potrebbe essere un'ottima quarta punta. Ricordiamo ancora una volta, i titolari sono due, tra Dybala, Ronaldo e Morata, se non uno. Adesso andremo a vedere come andremo a giocare, però bene o male solitamente saranno due di quelli lì. Serve un altro che, quando questi sono indisponibili, quando c'è una grossa partita, quando c'è bisogno di buttare nella mischia un giocatore, ecco, può fare qualcosina, e nel frattempo può anche crescere, può avere dei margini di miglioramento. Non credo che sia tutto questo fenomeno, però magari davvero all'interno di un contesto come la Juventus può sbloccarsi qualcosa nel suo cervello per fargli dare ancora di più di quanto non abbia già fatto vedere. Shomurodov può essere un giocatore interessante. Nell'Hellas Verona ho dovuto scegliere l'unico giocatore che già ha giocato una partita per la Juventus ed è stato subito decisivo in maglia Juventus. Marco Davide Faraoni, ti amerò per sempre, grazie mille, quanto bene che ti voglio. Ti voglio alla Juventus. Ma possiamo comprare Faraoni. Un appello alla società: Cherubini, arriva bene, Allegri, Agnelli, Nedved, comprate Faraoni, cioè se lo merita. Nell'Inter ce n'erano tanti, veramente tanti. Lukaku poteva essere un altro di quelli che posso invidiare all'Inter, lo posso dire molto tranquillamente, perché secondo me quando si parla di calcio in maniera sana si può tranquillamente dire che si invidiano alcuni giocatori a delle rivali storiche, e anche a delle rivali che ti hanno rubato lo scudetto dopo 9 anni con quello che è stato il tuo capitano, l'allenatore che ti ha fatto rinascere, quindi si può dire di tutto. Ma all'Inter invidio Nicolò Barella, fresco campione d'Europa, l'ho detto anche nelle pagelle, nel pagellone che trovate comunque qui sopra nelle schede, forse mi aspettavo qualcosina di più ancora da Barella, ma non è ancora pronto per essere considerato un top player. Ma nel nostro centrocampo uno come Barella ci regalerebbe un salto di qualità, ragazzi, che ce ne abbiamo neanche un'idea. Giocatore che mi piace molto, che noi non abbiamo creduto tanto su di lui quando è stato acquistato, addirittura il derby era tra Inter e Milan, noi proprio ce ne siamo fregati, e col senno di poi quei 40 milioni sono stati un buonissimo colpo per l'Inter, quindi complimenti a loro che hanno creduto nel ragazzo, e mannaggia a noi che a centrocampo uno così era tanta roba. E sempre di centrocampo parliamo, e questo è un mio vecchio pallino, io lo dico da tempo: dovessi scegliere un giocatore da andare a acquistare in Italia, probabilmente è lui, è Sergej Milinkovic-Savic, perché è un giocatore tecnico, è un giocatore fisico, è un giocatore che secondo me andrebbe alla grandissima con il gioco di Allegri, fatto anche di lanci lunghi a un certo punto della partita, e lui può essere quel giocatore che va a spizzare di testa e a mantenere il possesso della palla nonostante il tentativo di alleggerire la pressione. Poi Milinkovic-Savic è un giocatore che ha giocato tanti anni nella Lazio, a una certa Lotito dovrà accettare la sua cessione, il problema è proprio lì, costa tanti soldi, Lotito non lo vuole far andare via, è un classe 95, quindi non è neppure vecchio, anzi inizia a entrare nella fase decisiva della sua carriera, dove dovrà fare qualcosa se vorrà provare a vincere qualcosa. Secondo me ci sono tutti i presupposti per provare una fonda, una trattativa darebbe alla Juventus un centrocampista in grado veramente di cambiare la fisionomia del centrocampo. Purtroppo temo che non accadrà in questa serie di mercato, ma forse nemmeno nelle prossime. È un grande rimpianto, perché se ne è parlato tanto, tante volte è sembrato anche vicino e alla fine non è mai arrivato, ma mi piacerebbe veramente tanto. Nel Milan ci siamo fatti scappare Donnarumma, lo abbiamo visto,
allora il giocatore sul quale ricade la mia volontà è questo qua, Theo Hernandez. Attenzione, c'era anche Kessié che stuzzicava un po' il mio palato, ma credo che Theo sia veramente il giocatore che andrei a rubare al Milan se potessi farlo, proprio perché lì sulla sinistra, stesso discorso che abbiamo fatto per Gosens Alexandro, serve un giocatore diverso, serve un giocatore anche di spinta se vogliamo, perché possiamo giocarcela con Danilo magari un po' più bloccato, un giocatore più di spinta dall'altra parte, liberando anche Cuadrado alto. Quindi non sarebbe assolutamente male un giocatore come Theo Hernandez, che ha veramente dimostrato in due stagioni al Milan di essere un difensore super. Io immagino il Real Madrid che ha venduto Hakimi e Theo Hernandez, in questo momento cosa stia pensando, probabilmente solo delle brutte cose. Il PSG ha già comprato Hakimi per una marea di soldi, vediamo se non si porteranno via anche il buon Theo, che vorrei veramente vedere alla Juve. Non ci saranno i presupposti per farlo. Nel Napoli ci ho pensato molto e credo che questo ragazzo sia veramente molto 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 interessante e con una potenziale evoluzione e crescita mostruosa. Primo anno a Napoli, pagato tantissimo, un ambiente difficile, un campionato nemmeno andato come si voleva, con un allenatore perennemente sulla graticola, tanti momenti difficili, eppure lui è andato in doppia cifra. È stato selezionato da Gattuso, gli ha detto bene, tu stai là, fai il tuo gioco, 1,97 m, un giandone incredibile, alla Juve manca un attaccante con queste caratteristiche qua, è quello che dicevo prima per Milinkovic-Savic, ad Allegri piacciono anche i giocatori che possono fare molto bene nel gioco aereo e nei palloni che vengono magari anche spazzati senza troppi grazie per favore, mi piacerebbe. Potrebbe essere interessante, ma non accadrà mai, semplicemente perché, ripeto, Napoli ha pagato tanto l'anno scorso e poi diciamo che il Napoli non è che ci voglia proprio bene, non sono lì che fanno i salti di gioia per trattare con la Juventus per i loro pezzi pregiati. Però dovessi sceglierne uno è sicuramente Osimhen. Mi sarebbe piaciuto tanto dire Leonardo. Ovviamente con il tendine Achille fuori uso se ne va, però una menzione d'onore, una menzione speciale per Spinazzola, che ho etichettato come miglior giocatore di Euro 2020, miglior giocatore dell'Italia, ci voleva. Però nella Roma ovviamente dobbiamo cambiare il target e quindi andiamo su Nicolò Zaniolo, che sicuramente è un ottimo prospetto, un giocatore molto interessante e che la Juventus ha anche già trattato in passato, anche lui sempre sfortunatissimo, la Roma veramente c'hanno una sfiga incredibile. Però questo è un giocatore sul quale mi piacerebbe investire un sacco. Tra l'altro si è spaccato esattamente nella partita con la Juve. Lui e Demiral hanno avuto quel brutto infortunio. Poi Zaniolo, tra altri bassi, è sempre in infermeria. Non so se dipende dal fatto che a Roma hanno così tanti infortuni o se è proprio il giocatore a essere fragile fisicamente, ma sicuramente a livello di potenzialità enormi. Nella Sampdoria non è stato facilissimo perché non è che ci siano tantissimi giocatori da andare a selezionare, ma alla fine l'abbiamo visto anche ad Euro 2020-2021, Damsgaard ha fatto molto bene, addirittura due gol, uno a Wembley con l'Inghilterra, un gol bellissimo, tra l'altro è arrivato lui, no? Quest'anno, primo anno che gioca in Serie A, si fa le sue 30-35 presenze, un paio di gol, classe 2000, quindi giovanissimo, ecco, un giocatore che mi piacerebbe fregare in chiave juventina alla Sampdoria è sicuramente Damsgaard, magari facendogli fare un altro anno lì per farlo ambientare, per farlo crescere, abituare al nostro campionato, e poi classico della Juventus. Nel Sassuolo è Manuel Locatelli, e per fortuna possiamo dirlo, la Juventus è forte sul giocatore, è l'unica vera e propria trattativa che sta portando avanti la Juventus in questo periodo, e quindi mi auguro e mi aspetto anche che venga ufficializzato da qua a breve. Locatelli ha ribadito ancora una volta la sua volontà di andare alla Juventus e sta chiedendo al Sassuolo di trattare con la Juventus e fare il possibile per accontentarlo, e sono contento, però come ho già detto anche negli ultimi video, questo è un punto di partenza, non può essere il punto di arrivo. La Juventus non può pensare e pretendere ed essere così cieca nel ragionare e dire Locatelli sistema tutti i nostri problemi, magari, ma la vedo una cosa distante dalla realtà. Ecco, dato che vi ho detto che nelle tre neopromosse non ho trovato nessuno, probabilmente l'anno scorso non avrei trovato nessuno nemmeno per lo Spezia, e invece un giocatore interessante è Giulio Maggiore, che sta facendo veramente delle ottime cose, un ragazzo ancora molto molto giovane e che ha dei margini di miglioramento incredibili. Nello Spezia andrei a prendere lui, sono sincero. Poi magari nella Juventus non sarebbe pronto per giocare, questo è un altro discorso, ma se devo selezionarne uno nello Spezia, prendo lui. È il Gallo Belotti, pam, anche lui neo campione d'Europa, vedete quanti ce ne sono. Meno male che l'Italia ha qualche giocatore da esporre, ce l'ha. Nel Toro prenderei lui
perché gli ho sempre riconosciuto quella capacità e quella voglia di lottare su ogni pallone. Tra l'altro adesso abbiamo i capelli uguali, quindi e poi lui è gobbo, cioè guardatelo, si vede nella foto che ho scelto, è proprio gobbo, capitano del Torino ma gobbo, è un ossimoro, lo so, però è così. Non è neanche l'attaccante che sogno per la Juventus, questo deve essere chiaro, devo evidenziarlo, però sicuramente nel Torino andrei a prendere quello lì, che è la star poi del Toro. Nell'Udinese lo so, ragazzi, non è più un giocatore dell'Udinese, ma dovevo nominare lui. Io sono follemente calcisticamente innamorato di Rodrigo De Paul, mi è piaciuto anche quel passaggino che ha fatto a Di Maria in una partita semplice come la finale di Coppa America contro il Brasile nel derby storico sudamericano, nel quale poi Di Maria ha fatto un gol spettacolare e hanno vinto la Coppa America, ma questa qua è solo la ciliegina sulla torta di un'evoluzione incredibile di De Paul, sottovalutatissimo nell'Udinese veramente nelle ultime due stagioni, tanta cazzo di roba, scusate il francesismo, ho parlato in francese, mi è scappato, sapete io sono poliglotta. È un grande rimpianto per me, è un giocatore sul quale volevo investire, un giocatore in grado di segnare, far segnare, e il prezzo non era neanche altissimo, classe 94, quindi nemmeno troppo vecchio. De Paul era un colpo, secondo me era un colpo da fare per la Juventus, ma ormai è andata così, purtroppo è andata così. E quindi vi chiedo, dall'altra parte che ci siete voi, siete d'accordo con i giocatori che ho selezionato nelle 17 squadre di Serie A? Ditemi la vostra, fatemi la vostra lista qui sotto nei commenti, magari aggiungete anche tre giocatori dalle neopromosse che io non ho voluto selezionare proprio perché non conoscevo. Se volete vi dico che nel Venezia metto Cristian Molinaro, che non sapevo nemmeno giocasse ancora a pallone. Mi manca Molinaro, sarebbe bello un Molinaro bis. Alessandro, via, entra Molinaro. E poi la corsia sinistra della Juve ci vola.